Stamattina in piazza Chavez a Domodossola la commemorazione per i 110 anni dalla trasvolata delle Alpi di Geo Chavez con un ospite d'eccezione, il console generale del Perù a Torino, Cesar Jordán Palomino. E accanto alle autorità civili, militari e religiose locali, al civico corpo musicale e alle associazioni combattentistiche ed arma, anche la partecipazione di una delegazione di infermiere peruviane impegnate nella pandemia. Una cerimonia necessariamente ridimensionata proprio a causa del Covid. Particolarmente significativa l'esecuzione da parte della banda cittadina dell'inno peruviano e di quello italiano, per rimarcare il legame tra i due paesi che affonda le sue radici nella storia. Il console ha ringraziato l'amministrazione domese per il ricordo di Chavez, l'eroe che per primo era il 23 settembre 1910, trasvolò le Alpi a bordo del suo monoplano Blériot partendo da Briga. Purtroppo per lui poi la caduta del velivolo a causa di un'avaria in regione Siberia a Domodossola, il decesso del pilota qualche giorno dopo all'ospedale San Biagio. La cerimonia di stamattina si è conclusa proprio presso il cippo che ricorda la caduta di Chavez. Il peruviano resta però un uomo che ha saputo lanciare il cuore oltre l'ostacolo. È stato rimarcato durante la mattinata, un esempio per tutti noi in questo periodo di difficoltà.